Ciao a tutti, sono in diretta, perdonatemi se non vi ho avvisato, come chiede il mio regista Costarella, dice devi avvisare perché così crescono il numero delle visualizzazioni, non me ne frega niente dei consigli, sono in diretta in questo momento e vi parlo di questo piccolo ritaglio di giornale che sono riuscito a trovare. Il giornale, il vitalizio dei politici non finisce mai, va in eredità a coniugi, figli e fratelli. Le Camere spendono 43 milioni l'anno solo a Montecitorio, 652 assegni, consigli regionali record in Sicilia e Campania. Entriamo nei particolari. Mogli, mariti, figli, fratelli che per anni o decenni campano con il vitalizio dell'ex onorevole morto, trapassato. Una sola legislatura, un solo mese o addirittura un solo giorno in Parlamento, il mitologico deputato Luca Boneschi dei radicali, gli mortacci suoi, scusami, con la pace, pace all'anima sua, dei radicali, 24 ore alla Camera dei Deputati nel febbraio del 1982, pensioni a vita, 945 parlamentari più i senatori a vita, adesso sono 5 per ogni legislatura, e relativo parentato, gli assegni da pagare sono parecchi e per parecchio tempo. Io dico, io cittadino normale, cittadino comune, devo lavorare una vita, devo arrivare a 67 anni per raggiungere questa cazzo di pensione e questi per un giorno, malati di mente, siete fuori dal mondo, non fuori dal tunnel, fuori dal mondo, siete malati, siete depravati, questa è depravazione pura. Voi per un giorno che dovete fare? Per un giorno prendete la pensione a vita, di mortacci vostri, chi va messi là, e chi vi fa ste leggi, voi stessi ve le fate, siete degli imbroglioni, avete sacche l'Italia, avete depredato tutto, l'avete distrutta sta nazione ricchissima, sta nazione che ha gli italiani con i coglioni, siete delle merde, proprio papale, la classe politica, la casta politica è merda. Veniamo ai particolari perché è pazzesco. Il caso spettacolare è quello di Anna Maria Cacciola, non Cacchiola, quella che ha fatto gli italiani, Cacciola, sentite un po'. Anna Maria Cacciola, figlia di Natale Cacciola, messinese, che si candidò all'assemblea sicula con il partito monarchico nel 1947. Ripeto, forse non vi è chiaro, pensate che io stia rincoglionendo e stia dicendo dei numeri, tanto per parlare. 1947, sta persona ha vinto le elezioni, dopo soli 3 anni finì il suo mandato e in base a quei 3 anni passati maturò il vitalizio di attuali 2.000 euro al mese. Cioè voi siete talmente coglioni che lavorate in continuazione. Un commerciante lavora in continuazione, ma mi ha chiamato uno, sono disperato, non so come andare avanti, De Caro ha distrutto la città, non so come andare avanti. Io non voglio entrare in polemica con De Caro che sto parlando di altre cose. La città è morta, moribonda, commercialmente fusa. E questo cristiano piangeva al telefono, non so come cazzo andare avanti. Mettetevi nei panni di questa gente che va alla Popolare di Bari a chiedere un prestito, così gli vendono le azioni. Di questo e di altro parlerò la prossima volta. Allora, passato a miglior vita, l'assegno è stato trasferito per reversibilità alla suddetta figlia Anna Maria, che lo incassa, cornacce caten, da 41 anni. Ehi, stronzi! Ma siete italiani? Ce li avete i coglioni per reagire a questa gente? Da 41 anni prende il vitalizio di 2.000 euro, così come gli eredi del marsalese Ignazio Adamo, eletto nel 1955, defunto nel 73. Da quell'anno, cioè 43 anni, l'assegno di 3.900 euro al mese. E voi che fategli? Ci cazzo vuoi fare fede la mattina, la sera? Non mi facevi leggi, vi danno fede? Come scemo sta, come un riso sta. 43 anni, assegno di 3.900 euro al mese è stato versato. Prima la vedova e ora, dopo la scomparsa della signora Adamo, alla figlia. Anche in Abruzzo i congiunti di 34 ex consiglieri regionali ricevono ogni mese un assegno di reversibilità pari al 50% dell'importo che spettava ai loro cari. Insomma, vitalizia a vita. Io facilmente potrei fare demagogia, ma qui c'è poco da fare, qui c'è da svegliarsi, amiche.
Qui c'è da svegliarsi, amici miei. Io soffro, mi arrabbio, ho il sangue nella testa, ma va bene l'ictus fino alla fine. Non ce la faccio a combattere da solo. Dobbiamo unirci tutti quanti. Questa è pazzia collettiva. Questi sono fuori dal mondo. Questi hanno saccheggiato l'Italia. L'Italia che non può pagare, signori, non può pagare le cure agli ammalati di SLA. Non può pagare le cure a quelli che sono sulla sedia a rotella con la sclerosi multipla, con malattie infettive che non possono guarire. Signori, abbiamo una situazione veramente molto difficile. Abbiamo una situazione di una nazione saccheggiata, depredata, disgustoso è quello che è accaduto in questa nazione. Io, sì, etichettatemi come volete, uomo di destra, estrema destra, ce l'ha con la casta. Signori, io sono per la legalità, sicuramente. Sono uno di quelli che si fa un mazzo dalla mattina alla sera. Ma vede che il guadagno facile molti lo fanno. Mi era molto semplice entrare in una municipalizzata e diventare importante in quella municipalizzata e fare i soldi in quelle municipali. Soldi, soldi, perché sono soldi a palate. Signori, non ho mai voluto fare, non desidero campare in questa maniera. Questa merdaccia di gente non dovrebbe prendere quell'assegno. Dico, ma chi lascerebbe un assegno se gli spetta per legge? Cambiate le leggi, cambiamole noi italiani le leggi, modifichiamo le cose. La nazione va a rotoli. La causa principale per cui la nazione è andata e sta andando a rotoli siamo noi italiani. Abbiamo consentito a questi pezzi di merda di fare ciò che volevano. Ciao a tutti. Meditate, gente, meditate.